Ciao ragazze, bentornati e benvenuti sul mio canale. Oggi nuovo video e parliamo dell'unboxing per quanto riguarda la Glossy Box di gennaio. Allora ragazzi, devo dirvi che a gennaio me ne sono arrivate due, perché una è arrivata a fine dicembre ed è un video che comunque ancora devo mettere sul canale, anche se già è stato editato, però l'ho completamente dimenticato, quindi ve lo metterò presto sul canale. E questa appunto è la seconda, perché la prima box era per quanto riguarda l'anno nuovo, mentre questa è proprio la box mensile. Quindi questa è la classica box in cartone rosa con il logo nero. Adesso andiamo a vedere appunto cosa c'è all'interno. All'interno abbiamo la brochurina con i prodottini elencati all'interno e diversi coupon e sconti vari che sinceramente non ci fregano una mazza. E il contenuto è questo. Andiamo subito. Io al solito mi indirizzo con la brochurina per andare ad ordine. Primo prodottino, parliamo di questo qua, parliamo di Benefit Cosmetics The Professional. Il prodotto in originale costa 34 euro, mentre questo è una mini size. Io questo prodottino lo adoro, lo utilizzo spesso, sicuramente l'avrete già visto nel mio canale. Questo prodotto va appunto a minimizzare i pori dilatati e lo utilizzo spesso nella zona T e in questa zona qui, quindi è un ottimo prodotto, mi ci trovo strabenissimo. Secondo prodottino, parliamo di Pantene Pro V, è un prodottino che si utilizza sotto la doccia dopo aver fatto lo shampoo, è semplicemente un balsamo però a schiuma. Dice di dare volume ai capelli anche se li mantiene molto molto leggeri. Lo proveremo e vi farò sapere. Il prodotto in originale ha un prezzo di 2,95 euro ed è 140 ml. Passiamo al terzo prodottino e la brochurina ci dà appunto questa qua che è una Lord & Barry Magic Brow Perfect Eye & Brow Pencil. Il prodotto è in originale, quindi non è una mini size, è piccola già da sé ed ha un prezzo di 18 euro. Vi faccio vedere. È nella colorazione brunette, non so se si vede, ed è appunto per le sopracciglia. Non l'ho ancora testata. Questo qua è il colore, appunto marroncino. La utilizzeremo magari in Get Ready With Me insieme. Poi, quarto prodottino, parliamo di un prodotto nuovo della Nivea ed è una maschera di un minuto, Urban Detox Mask. Questa maschera è molto liquida, è di questo colore, si applica appunto sul viso già deterso e la devi tenere comunque veramente molto poco, io l'ho già testata, l'ho fatta per ben 5 volte. La vado appunto a mettere su tutto il viso, aspetto 1-2 minuti circa, diventa proprio il colore verde all'interno delle pagliuzze tipo scrub, dove poi io vado a massaggiare completamente il viso per andarli ad amalgamare bene e vado appunto ad effettuare la detersione completa. Quindi vado a risciacquare il viso con acqua tiepida e poi ovviamente prendo la tovaglia pulita e la vado a tamponare sul viso. Ultimo prodottino, ho trovato questa busta di sali da bagno della Detox Green della Tetesept. Questa qua è vegana, dice appunto che ha ingredienti naturali per tutti i tipi di pelle ed è 45 grammi di prodotto. Io non vi ho detto la maschera e il prezzo che ha, mi sembra 2,95. Aspettate che ve lo dico subito. L'ho completamente dimenticato. Perché ormai appunto l'ho già utilizzata. Al solito, quando si cerca una cosa, devi fare la figura che non la trovi. Ecco, no, ha il prezzo di 4,99 per 75 ml di prodotto, quindi ho trovato appunto il prodotto in full size. Mentre questa busticina io sinceramente non l'ho vista completamente, quindi non so il prezzo o il prodotto in full size che prezzo abbia. Questo è tutto ciò che conteneva la Glossy Box del mese di gennaio. Io vi ringrazio, vi mando un bacione a tutti. Come al solito, se il video è stato di vostro gradimento, mi raccomando, pollice in su. Vi saluto e al prossimo video. Ciao!